GF VIP 7, Patrizia rimprovera Antonino a pochi dal volto, lui, mi stai sputando. Nella casa del Grande Fratello VIP 7 sono scoppiati una serie di litigi a catena. Nella notte di giovedì 29 dicembre, Antonino spina Albese per difendere il suo amico Daniele Dal Moro. Ha sostenuto che Alberto De Pisis e Oriana Marzoli abbiano sparlato dei loro coinquilini. A un certo punto l'ex di Belen Rodriguez ha sostenuto che anche Rossetti abbia detto delle cattiverie sugli altri concorrenti. Patrizia si è avvicinata al volto di Spinalbese e ha iniziato a urlare. Per capire cosa è accaduto a Notte Fonda, è giusto fare un passo indietro. Nel pomeriggio di giovedì 29 dicembre, Antonella Fiordelisi ha discusso con Oriana Marzoli. Mentre le due discutevano, Daniele Dal Moro si è lasciato scappare una risata che ha infastidito Oriana. Quest'ultima di conseguenza ha rimproverato l'imprenditore veronese e tra i due è nato uno scontro accesissimo. In tarda serata, alcuni coinquilini si sono ritrovati nel cortiletto a discutere di quanto accaduto poco prima. Antonino Spinalbese, per difendere il suo amico Daniele, ha sostenuto che Alberto e Oriana ne abbiano detto di tutti i colori sui loro compagni d'avventura. De Pisis, stizzito, ha chiesto a Spinalbese di non menzionare il suo nome visto che non si parlano. Sei una delusione, taci, ne hai già sparate tante. A quel punto Antonino ha tirato in ballo Patrizia Rossetti accusandola di essere una pettegola e di aver sparlato di alcuni concorrenti del Grande Fratello VIP 7. In poco tempo gli animi si sono scaldati, tanto che la showgirl è andata a un centimetro dal volto del coinquilino, come ti permetti di dire che gli altri sparlano? Dal momento che l'ex di Belen ha riferito di non avere mai detto nulla sui coinquilini. Rossetti si è detta in disaccordo, hai mai visto una clip mentre parlo male di te? Infastidito dall'atteggiamento di Patrizia, Antonino ha perso le staffe, certo che fai quello che vuoi. Mi stai sputando. Rossetti, per attirare l'attenzione del coinquilino, gli ha anche sfiorato la spalla, infastidendo il 27enne di La Spezia. Il faccia a faccia tra Antonino e Patrizia non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra. Su Twitter, alcuni utenti hanno preso le difese di Spinalbese, se fosse stato Antonino ad avvicinarsi così a una donna si sarebbe già alzato un polverone. Un altro fan del programma ha affermato, Patrizia tocca il mento di Antonino e lui le sposta la mano. Un altro utente ha sostenuto che Rossetti abbia esagerato nei modi e nei toni.